Amici di Sport Legnano, bentornati al consueto appuntamento settimanale nel post allenamento della Focol, dove ci piace torturare ragazze che giocano appunto nella Focol. Altre due nuove leve, quindi abbiamo alla mia destra Irene Mazzaro. Ciao Irene. Ciao, ciao a tutti. E alla mia sinistra Ilaria Simonetta. Ciao, ciao. Allora, quanto siete contenti di essere qua? Innanzitutto cominciamo col te, Irene. Tantissimo, non vedevamo l'ora di finire allenamento per l'intervista. Si vede, anche te Ilaria eri entusiasta prima. Entusiasta, proprio, guarda, okay. Non vedevo l'ora. Ok, allora, come forse già sapete, questa è un'intervista più rilassata rispetto a quella che vi spetterà tra qualche settimana, quella di presentazione, con le domande, sì, quelle saranno domande che creeranno bei momenti. Allora, adesso invece facciamo i professionali, no? E quindi chiediamo, cominciamo da te Irene. Come ti stai trovando qui a Legnano? Molto bene, e devo dire che la società si è dimostrata fin da subito organizzata e preparata a questo inizio un po' diverso dal solito, diciamo, però sta andando bene, anche il coach sta, diciamo, iniziando molto gradualmente con i carichi di lavoro, quindi tutto bene direi. Perfetto, anche te Ilaria ti trovi bene? Adesso escono delle lamentele bellissime. Questa città è... No, questa città fa schifo, cioè no. È una città, io ho il mio lago bello. No, però anch'io mi sto trovando veramente bene, sia con la società sia con il gruppo, cioè mi piace un sacco. Avevo un po' di timori perché le avevo viste già così unite, ho detto aiuto a entrare, come faccio? E invece sono stata accolta comunque benissimo. Ma qui in realtà lo spirito è di aggregazione, cioè se c'è un gruppo di 7 per dire l'ottava è la benvenuta, quindi penso che ve ne sarete già accorti. Sì, assolutamente, le ragazze sono state... da subito super amichevoli e coinvolgenti. Allora, facciamo una domanda psicologica. Come avete vissuto l'interruzione della stagione e dei mesi molto difficili? Perché comunque ognuno lo vive a modo proprio. Partiamo da te, Irene. Ma a me è andata bene perché ero reduce da un piccolo infortunio e quindi mi sarei dovuta comunque fermare. Però diciamo che in generale, vabbè, è sempre difficile stare lontano dai campi così tanto. Un po' di solitudine si fa sentire perché comunque alla fine la squadra diventa una parte importante anche della vita di tutti i giorni per staccare dalla routine tutto, però insomma finalmente siamo riusciti a riprendere e speriamo di non doverci fermare di nuovo a breve. Un po' come Harry Kane, si era fatto male prima delle... okay. Va bene, e invece te Ilaria, hai avuto anche te una sorta di beneficio tra virgolette, oppure stavi giocando benissimo, era una stagione stupenda e ti sei incazzata tantissimo? Esatto, più la seconda, perché comunque eravamo un gruppo bellissimo, quello dell'anno scorso, stavamo andando pure bene. E diciamo che sul più bello, adesso che eravamo, cioè quando eravamo tutte in forma a marzo, così pam, è saltato tutto, potevamo fare grandi cose secondo me e si è un po' interrotto sul più bello, diciamo sì, sul più bello. Allora, ultima domanda, visto che noi abbiamo assistito a una parte di allenamento, ok, allora i carichi di lavoro a noi profani sembrano abbastanza pesanti, no? Sicuramente voi siete più abituate, però è una cosa che poi sicuramente in autunno porta i suoi frutti. Sì, diciamo che stiamo lavorando molto sulla parte fisica e di resistenza, che poi man mano andrà sempre più diminuendo per favorire la parte più dinamica con la palla, e sicuramente visto che siamo ferme da tanto, visto che manca tanto anche all'inizio del campionato, in questo momento è importante lavorare sul fisico e sulle cose un pochino più spiacevoli e il divertimento il divertimento arriverà, non vediamo tutte l'ora. Non è sembrato piacevole finora, però bisogna passare da qua. Esatto, e quindi anche te Ilaria condividi questo punto di vista sulla fatica? Assolutamente sì, soprattutto sulla sabbia. Sì, quest'anno c'è la sabbia, è una novità anche per noi, l'anno scorso non c'era sabbia, piscina, forse piscina è già ancora tollerata, è la sabbia. Sì, è la sabbia che proprio... Dici, non sia nel deserto, guardate i segni della guerra sulla sabbia. È frutto della sabbia questo? Sì, assolutamente. Porca miseria. Mi ricorderò di non fare esercizi sulla sabbia. Va bene ragazzi, allora è stato un grande piacere, tenetevi pronte naturalmente perché a breve, ma non vi diciamo quando, ci sarà l'intervista storica con le 5 domande che saranno l'intervista quella vera, quella che interessa di più a i cazzoni come noi. E anche al pubblico. Diciamo sì, cosa ti piace fare, cosa ti chiodi in questo in quello, quindi sarà divertente. È più semplice.
Esatto. Sì, probabilmente più semplice. Va bene, allora, grazie mille, Ilaria. Grazie a te, ciao a tutti. E grazie mille anche a te, Irene. Grazie, ciao a tutti. Ciao amici.